La Nuova sicuramente, ma anche per tutto il Val d'Arno, perché questi sono i primi due beni che sono stati confiscati nel nostro territorio, e una confisca che risale agli anni 90. La famiglia Priolo è un personaggio di spicco dell''Ndrangheta, che poi una volta che è stato scarcerato è stato anche ucciso. Quindi diciamo si chiude finalmente un iter molto lungo nel recupero e nella ristrutturazione, con delle scelte ben precise che permettono a questi beni finalmente di tornare a disposizione della comunità. E questa credo sia la miglior risposta anche alla luce dei rinvii a giudizio che sono avvenuti in questa settimana. Credo che le amministrazioni pubbliche possano veramente dare delle risposte importanti. Quindi ringrazio per tutto il Comune di Granova per lo sforzo che ha fatto e la Regione Toscana, che ha finanziato in larga parte i lavori. Quindi il primo grazie va a loro, ma l'altro è un grazie va a tutta la nostra comunità, e credo che dovrebbe essere anche un modo per interrogarci, perché comunque ci deve essere una presa di coscienza anche alla luce degli avvenimenti recenti che sono accaduti e delle indagini che sono state fatte. Credo che tutta la comunità si deve rendere conto che con le mafie abbiamo a che fare, ci dobbiamo non convivere, ma le dobbiamo sconfiggere, non le dobbiamo permettere di entrare nei nostri territori e di ammalare la nostra economia, perché loro vengono qui per fare affari, per investire i guadagni dai loro profitti illeciti, e quindi noi dobbiamo, come comunità, dal mondo imprenditoriale al mondo della politica, al mondo delle associazioni e delle istituzioni, dire il nostro no, non vi vogliamo. E questa è la prima risposta concreta, e credo che daremo sabato, e siamo veramente felici di poter restituire alla comunità di Terranova due beni che facevano parte invece di una illegalità, frutto di una illegalità, e che ora tornano alla loro comunità.